a raggiungerci a Giulietta, sfiderà Giulietta Umberto Gennaro. Sarà tra Italia e Albania la finale di Chef in the City. A contendersi l'ambito titolo di migliore chef provinciale saranno Giulietta Marcu e Umberto Gennari. L'agente di commercio di Fano ha sconfitto nell'ultima serata l'infermiera del 118 Chiara Sabati. Giuria tecnica e popolare hanno deciso di premiare il suo carnevale una tagliata di scamone marinata alla birra. È stata veramente tosta, difficile, c'era un'atmosfera abbastanza impegnativa, abbastanza pesante. Ho cercato di fare quello che era il mio piatto, il piatto per cui mi sono preparato, facendo questa piccola dedica al carnevale, il carnevale di Fano, che è un carnevale che vanta 700 anni di tradizione, e ho cercato di raccontarlo sul piatto abbinando tutti degli elementi cromatici affinché potessero essere piacevole al palato tanto quanto alla vista. Il suo piatto dalla cottura perfetta e dai sapori decisi ma allo stesso tempo delicato ha avuto la meglio sull'antipasto realizzato da Chiara, una crema di pollo allo zenzero con verdure caramellate dal titolo Il pollo e l'orto. È stata un'esperienza un po' contrastata, però sicuramente la cucina questa sera è stata spettacolare. Devo dire grazie mille a Loris e a Valerio, perché sono stati fantastici, mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato e a posto così. Chef in the City anche quest'anno ha portato sulle tavole dei ristoranti tutti i prodotti di qualità e a chilometro zero, grazie alla collaborazione di quasi 40 aziende del territorio che hanno messo a disposizione i loro prodotti. Ora in programma non resta che l'ultimo atto, la finalissima, che si svolgerà domenica 29 novembre alla Cascina delle Rose di Sant'Ippolito, dove Giulietta e Umberto si affronteranno per il titolo di Chef in the City 2015.